Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio. Sono qui io, Jacofox, da solo, anche stavolta. Tranquillo, non sarò sempre solo. Sono andato a rafforzarmi questa. Guardate come scava veloce. Quasi in modalità creativo sembra. Fate conto che è di ferro. È anche resistentissima, come potete vedere. Un attimo, vado a prendere le torciole. Ciao, sono l'admin Dragon 123. Ora non c'è ancora molta gente nel server, ma se volete un consiglio, non è un gran nascondiglio questo. Ah, bello, video su YouTube. Ciao. Vabbè, dice che non è un bel nascondiglio, quindi vuol dire che ha trovato casa. Vabbè, ma questa, grazie per il consiglio ovviamente, admin. E faremo, questo qui sarà probabilmente una casa momentanea, diciamo. Comunque grazie, se vuoi venire, come, visto che sai ormai dov'è la casa, riprenderti i cartelli se li vuoi. Ah ragazzi, poi se, ovviamente chiederò all'admin se vuole, metterò la pubblicità del server, cioè per dire la pubblicità, tutte le cose che servono per entrare. Comunque probabilmente non il prossimo, quello dopo ancora, il quarto o il quinto episodio, non lo so, farò un giro in città. Oh my god. Ah, oh my god, io pensavo ci fosse una caverna. Eccoci. Allora, ma allora c'è proprio, sono incretinato. Ecco, si parla del diavolo e porca trota. Vieni qui, scheletro di me. È troppo in basso. Pazzo. Mi butto o non mi butto? Mi butto. Uè, quanta bella roba! Bisogna credere. Credere, sì, credere, bisogna credere. Non era quello che volevo dire. Bisogna chiedere. Gli admin. Grazie, perché è veramente un bel server. Allora, qui dobbiamo fare attenzione. Ok. Uè, torniamo al gioco. Ok. Ho visto anche qui. Perfetto. Perfetto. La nostra prima redstone. Ah ragazzi, mi vedete che ho la spada questa qui, potenziata e tutto, me l'ha offerta un admin, perché gli faccio, diciamo, pubblicità subito. Di qua c'è della lava. Aspettate, non è finto ragazzi, non è finto, non è finto. Madonna quanto ce n'è, raga. Madonna quanto ce n'è. Quanti no? 6 pezzi. A posto, un piccone ci sta. Per prima cosa. Poi o faccio una spada per altro mio amico. Ecco, per esempio ragazzi, vi devo dire una cosa che sarà brutta per secondo voi. Io ste cose, questa qui è la prima che vedo di ste cose qui.
E dai video altri video che ho visto, cose così. È una cosa normale, ma è la prima volta che ne vedo. E da quel che so sono forse neanche tanto rare. Ma prendiamolo, dai. Non so con che materiale si dovrebbe spaccare. E la cornicione. Vabbè. Ok. Tranquilli, dopo il carbo. Aspettate, mi dice questo. Ok. Dicevo, dopo il carbone lo prendo. Ragazzi, si parte bene, è già il secondo episodio, tutti sti minerali. A confronto della serie Nostrocraft, sta andando bene sta serie. Porca trota. Tra poco mi sa che devo tornare in su, perché... perché non ho più torce. No, intanto ho visto tipo del ferro. Ma perché? Il mio cavolo di mouse che fa il doppio click. Uè, ma qua sembra che qualcuno ci abbia fatto tipo una casa. C'ho paura. Ma sei grande sto posto. Non ho più torce, quindi direi di tornare. Oh cacchio, c'è uno spawner. Via. Prendiamo questo, prendiamo quello. E via. Da qui un po' di roba, un po' di barbone. Vieni qui, bravo. Ok ragazzi, torno a casa. Ok, direi che è di qua a casa. Tranquilli ragazzi, ci tornerò in questa minerula. Ok, io sono sceso da lì, quindi devo venire da qui. Ok. Momentaneamente tapperei. Comunque ho trovato un po' di minerali. 6 diamanti, 27 di redstone, 6 di ferro, 6 di oro. Però Ui. Ok. Ragazzi, ho trovato un po'. Aspetta, questa roba qui la faccio vincere. Direi di fare un'altra fornace. Che dite? Ma sì, facciamo un'altra fornace. Ma sì. Ok, ce la fa usare anche da lì. Più perfetto dei cosci. Ok, perfetto. E ok. Oh, senti, ho sbagliato, aspetta.
Ok, qui cosa c'è? Sì, vabbè, qui è pieno di legnola. Perché noi non ne abbiamo di legnola. Come già detto vi avevo. Ok, oh, vamo. Mi è venuto in mente di fare una cosa adesso, una nuova stanzola. Beh, però, visto che c'ho il ferro, ne prendo. No, neanche. Ne prendo uno. Tutto il resto li metto qui dentro. Chi? E faccio questa cosa qui. Che dite? Visto che ho notato che c'è un po' di terra da levare adesso, faccio questa. Tanto giù abbiamo visto che c'è una bella caverna abbastanza piena, bella grande. Cosa? Niente. Poi andrò a potenziare anche questa roba qui. Ok, sta strada fino a lì la farei di legno. Poi il resto di sto. Oh my god. E sto orto del cavolo. Poteva fare anche un po' più granduole. Aspetta, c'ho la pala apposta. Quanta qui? 1, 2, 3. 1, 2, 3, perfetto. Ok. Ah, so. No, questo penso che si scava anche questo. Madonna, ci mette prima che con la terra. Vabbè, circa. Mi andrò a potenziare anche questo. Cioè, praticamente in sto server hanno fatto una stanza apposta con già i libri per potenziare. Quindi non c'è neanche bisogno di farsi da solo il libro, che c'è già. Cioè, non so se ci avete fatto caso, però ho rotto dei pezzi di diamante e c'ho ancora metà di quella della del piccone. Questa stanza la faccio in pietra. Ok, qui. Sì, dai. Qua ci farei i letti. Ma a proposito, la lana. No, non ne abbiamo di lana. Non ho ancora trovato bene. Che cosa potrei fare? Vabbè, dai, io direi già di incominciare a rivestire, come si suol dire. Paura di scavare in alto, però ho paura che dopo crolli tutto l'orto. Oh, ho finito dove c'è l'orto, cavolo. Fino al monte.
tra la 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 la. Non so che di, non so che di. Poi farò anche video. Cioè questa serie più che altro la volevo cercare di fare con molte persone, tipo che questo, diciamo, oh my god, che questo posticino, diciamo, sottoterra, voglio che diventi molto grande, cioè nel senso che ci sia, vorrei fare una specie di città sotterranea, diciamo. Vi giuro che prima i cartelli non li avevo notati. Appena entrato nel... L'ho notati quando... L'ho notati con voi. Arrivo, taglio un attimo il video. Ti prendo lo stesso, dai. Uè, quante ce n'ha? Cioè, ho fatto la casa dove sotto c'è di tutto, anche il ferro. Aspettate, vado a fare un po' di torciule. Madonna, ma io qua divento ricco. Ok. E ho quasi finito anche quel piccone lì. Ok. Perfetto. Ah, vabbè. Alla fine ho preso la torcia, non mi è servita. Perfetto, cioè non tanto. Ok. Bueno, 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 bueno. Ok, quindi direi di tappare. Ok, direi che questi si riescono a rompere, sì. Ok, a posto. Ok, così fatto. Perfetto.